Siamo riusciti, grazie all'idea e al progetto di Luca Canonici, a dare il via alla seconda edizione di Arte e Varchi Festival, riuscendo a portare appunto al Palazzo del Podestà 10 opere veramente di grandissimo livello, 8 delle quali sono inedite, tra cui la tanto sospirata Palla dei Botticelli. Sono tutte opere che erano state richieste appunto per la città di Montevarchi e poi negli anni si sono state spostate appunto per diverse motivazioni. Allora riuscire a riportare 10 opere di questa portata nella nostra città per far conoscere ai nostri concittadini, ma non solo, l'importanza socio-culturale di Montevarchi tra la fine del 400 e il 700, penso che sia una grande occasione per la città tutta, sia da un punto di vista anche turistico, quindi mi auguro insomma, che questa meravigliosa pala che l'Università di Firenze con un lavoro di squadra magnifico ci ha permesso di ospitare qui fino al 28 di aprile possa essere un modo per attrarre tanti turisti, non solo a conoscere Montevarchi ma tutto il Val d'Arno. Il Palazzo del Podestà è stato inaugurato un anno fa dopo lunghi anni di restauro dalla precedente amministrazione, è stato fatto un ottimo lavoro, un'ottima dimora appunto, e quindi queste 10 opere arricchiscono ulteriormente questo palazzo, saranno distribuite su tutte e tre le sale, quindi un ambiente idoneo per ospitare opere di questa portata. Questo è il momento eccezionale che aspettavamo. Noi siamo felici, dico noi, perché chiunque che si è avvicinato a questa mostra è stato felicissimo di aiutarci. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio gli uffici che hanno dato una mano incredibile a questo lavoro. Ringrazio anche le più di 2500 persone che hanno firmato perché questa pala fosse vedibile ancora nella nostra città. Ringrazio i nostri curatori, che ci sta, Bruno Santi e Felice Arturo. È difficile parlare in questo momento perché è un momento emozionante anche per me, nonostante che sia abituato a questi colpi al cuore ogni volta in palcoscenico, però ve l'assicuro che anche questo momento mi fa battere il cuore.